collaborazione significa mettere insieme due capacità diverse e riuscire a creare un connubio imprescindibile. In questo caso la Fratelli di Nacci è la seconda parte di questa medaglia che, non nuova a un certo genere di collaborazione, si è aperta anche al mondo dell'arredamento. Però voi, Flavio, arrivate da molto lontano. Eh sì, ben trovata a te, ben trovata a Preziosa, sempre tutto il team attento a queste escalation sia nostre sia del mondo orafo in genere, siete sempre molto attenti. Praticamente questa sì è la prima esperienza della Fratelli di Nacci al Salone del Mobile di Milano e speriamo sia un trampolino di lancio per collaborazioni future che ci onorano di poterle fare con brand come Chateau Dax, che tutti conoscono, brand insomma orgoglio italiano nel mondo perché fanno milioni di pezzi oramai da decenni. Il nome è francese, ma è tutta l'azienda Made in Italy, come del resto noi, anche se sono assolutamente realtà diverse. Cioè la Dinacci è ancora azienda familiare, diciamo con decine di addetti, e invece Chateau Dax, pur essendo familiare, comunque sono aziende con centinaia e centinaia di addetti, e quindi sono altre proporzioni. Però l'italianità non ci manca, l'italianità ci accomuna, la creatività ci accomuna, l'onestà ci accomuna, e quindi siamo riusciti anche come azienda piccolina a collaborare con colossi del genere. Del resto tutti sanno che non è la prima volta che la Dinacci fortunatamente riesce a fare co-branding, co-marketing con tante aziende di settori diversi. Cominciamo con Yamamay facendo il costume da $1 milioni per Miss Universe a Mosca, e abbiamo continuato con Jacket, sempre del gruppo, che ci aveva chiesto un costume gioiello da regalare alla mitica Federica Pellegrini. Questa terza collaborazione con un brand importante per la Dinacci, insomma, è sempre un modo per misurarsi, per stupire, perché già accomunare le aziende come abbiamo fatto noi Dinacci, Colombo, abbiamo praticamente fatto una mezza fusione tra i collaboratori Dinacci, i collaboratori di Chateau Dax, che hanno lavorato benissimo. Anzi, ringrazio tutti e due i team perché ci hanno fatto arrivare a questo prodotto che dicesi unico in questo salone meraviglioso. Io avevo avuto solo un'occasione l'anno scorso di vedere questo salone invitato da Chateau Dax per la prima volta in vita mia, e questa volta è la seconda che ci vengo, e stare una settimana in questa roccaforte del design mondiale è effettivamente una cosa che emoziona. Questa collaborazione? Questa collaborazione è nata casualmente. Io, come dicevo prima, ci siamo conosciuti in questo evento di Miss Universe che Dinacci fece per Yamamay, e siccome questa amicizia comune ci lega da tanti anni è continuato il discorso. La mia idea è stata quella di fare una collaborazione con gioielli, mobili, artigianato, creatività, e trasferirlo su questi meravigliosi pezzi che loro producono in tutto il mondo, con pelli pregiate, con camosci e con tante cose nuove che non sto ad elencare perché non è il mio settore. Però tutti stanno vedendo la trasformazione del gruppo da brand medio-basso, Per questo la prima volta mi fu detto: Dinacci, ma come si fa? Flavio, è impossibile. Dinacci, ma che dici? Gioielli sui nostri mobili. Noi siamo un brand economico. Però io ammiro tanto la modestia di questa famiglia che riesce a fare tanto nel mondo. Hanno tantissimi mercati. Insomma, non sono io a dirlo, lo dicono gli addetti ai lavori, che è un brand che fa onore a tutta Italia, crea tantissima occupazione, crea tanti volumi di fatturato, e praticamente da questa mia idea iniziale loro con tantissima modestia mi dissero:
ci si dovrebbe rivolgere a qualche altro brand più blasonato? Io dissi assolutamente no, perché io ho fiducia di voi, amicizia con voi e mi sognerei una collaborazione con voi. Effettivamente dopo 3 anni loro con la loro professionalità e la loro voglia di fare mi hanno chiamato per dire Flavio, quel progetto di 3 anni fa quest'anno si può realizzare, perché noi questi 3 anni, e li ho anche seguiti, effettivamente hanno alzato molto il livello di qualità, logicamente sono saliti anche i prezzi, insomma sono arrivati a fare, diciamo, gioielli dell'arredamento con tanto design, tanto made in Italy, tanto materiale, che alla fine ha portati ad accettare la mia idea iniziale, ed è stato bello poterla realizzare per la prima volta, penso nel mondo, mi dicono tutti nel mondo, dovrebbe essere nel mondo, e sicuramente in questo salone con migliaia di espositori da tutto il mondo siamo il primo brand, diciamo, che in collaborazione con noi siamo riusciti a realizzare queste belle opere. Mi hanno detto anche di art made in Italy, insomma abbiamo avuto tanti complimenti da messicani, oggi è il primo giorno e già è partito bene, abbiamo avuto complimenti da messicani, cinesi, americani, qua c'è di tutto ed è piacevole. Appunto queste fibie che vanno ad impreziosire divani, poltrone, puff, appunto come dicevamo prima, sono realizzate in metallo prezioso, quindi oro, tutte le tonalità dell'oro, e vengono addirittura arricchite con la presenza dei diamanti. Questo nostro primo step, questa nostra prima collezione è tutta improntata, come vedete, in oro rosa, oro bianco e diamanti. Il giallo non è stato ancora impiegato per dare spazio a possibilità future di colori diversi. Di solito il giallo lo predilige il mercato americano e noi siamo pronti anche ad arrivare in America, perché Chateau Dax distribuisce in tutto il mondo, e quindi vediamo un po' le preferenze con questo primo, diciamo, questo primo assaggio di oro rosa, oro bianco, sempre con diamanti naturali. Abbiamo coinvolto anche un top player dei diamanti, che è Windham di Anversa, praticamente usano solo diamanti, diciamo, certificati, solo materiale, diciamo, che non dà nessun problema a qualsiasi controllo. Oggi, come noi facciamo analisi chimiche sui metalli preziosi da 3 generazioni, sto vedendo che anche nel diamante ci stanno 1000 problemi con 1000 materiali diversi da tutto il mondo. E noi ci siamo affidati a questo grosso fornitore che è Windham, e praticamente abbiamo preferito usare il top.